Ecco, verrà il Signore e strapperà via il giogo della nostra schiavitù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù stava insegnando, sedevano là anche dei farisei, maestri della legge venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e attraverso le tegole lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: «Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto?» Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Perché pensate cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire ti sono perdonati i tuoi peccati oppure dire alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono colti di stupore davanti in gloria a Dio. Pieni di timore dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose». Parola del Signore. Cari fedeli, parrocchiani, pellegrini, ascoltatori della radio Mir Međugorje, un detto nostro dice: l'uomo dovesse sapere leggere, non è sufficiente conoscere le lettere. Ogni opera che ha qualche valore non comprende solo quello che è scritto, ma il lettore deve capire anche quello che non è scritto, perché lui deve cogliere il messaggio. I giornalisti descrivono gli eventi, ma il scrittore va oltre questo. Noi dobbiamo rendere conto che i Vangeli non sono solo cose scritte dai giornalisti, perché non servono solo per raccontare cosa è successo tempo fa. Anche il Signore, quando faceva i miracoli, non ha fatto mai questo per farsi ammirare dalla gente, perché ogni miracolo era un segno che porta verso qualcosa più profondo e più grande. Così anche in questo evento insolito che abbiamo sentito poco fa, possiamo cercare di immaginare cosa è avvenuto. La casa è piena di gente, alcuni portano un infermo, e quando non riescono ad entrare lì a causa di tanta gente, loro portano questo malato su tetto, perché le case in Palestina erano fatte in quel modo lì. Allora possiamo immaginare la sorpresa di Gesù e anche di altri quando su di loro comincia a cadere i pezzettini del tetto, quando il tetto si è aperto e loro hanno fatto calare quel malato. Dopo la loro sorpresa, o magari anche qualche sorriso, la situazione diventa molto seria, perché quell'uomo malato è davanti ai piedi di Gesù. E anche se questo magari è una scenata molto divertente, subito si arriva alla serietà, perché noi qualche volta ridiamo anche con malattia, ma questo è sempre quello che è simile a una disperazione.
cosa è avvenuto col giorno nel Vangelo ed è scritto, ma qual è il messaggio? Noi dobbiamo ancora coglierlo, perché è quell'evento pieno di cose simboliche. Noi cercheremo di guardare solo alcune dimensioni. Nel testo sta scritto: vedendo la loro fede, Gesù al paralitico disse: ti sono perdonati i tuoi peccati. Qui si pensa alla fede della gente che ha portato quel malato, che l'hanno fatto calare davanti a Gesù. In un altro Vangelo stava scritto che erano 4 persone a portare quel malato. È interessante che loro in quel momento non hanno pronunciato neanche una parola, non correvano dietro Gesù per loro stesso, in nessun modo hanno fatto vedere la loro fede, se non con il fatto che quel uomo paralizzato l'hanno portato davanti a Gesù. In quel momento davanti a Gesù c'era la casa piena di gente, c'era anche tanta gente che era davanti alla casa, le persone che pensavano loro stessi, che sono venuti a sentire e vedere Gesù, ma loro non hanno visto quell'altro, quel bisognoso. E anche se con i propri occhi loro sicuramente hanno visto, nello stesso momento non hanno dato retta all'uomo paralizzato, nemmeno a coloro che lo portavano. Perché difficilmente che qualcuno era lì con un problema più grande di suo, ma lo stesso, la gente che guardava solo loro stessi, il loro problema sembra più grande del problema di chiunque altro, ma in realtà è strano che loro che portavano malato non si sono scoraggiati quando si sono incontrati con coloro che si sono radunati lì per sentire Gesù. E poi evidentemente non hanno capito nulla di quello che lui diceva, soprattutto non hanno capito quello che fate a uno dei più piccoli l'avete fatto a me. Qualche volta anche nella fila del confessionale possiamo vedere la stessa situazione. Quando qualcuno cerca di venire avanti, davanti gli altri che magari sono in attesa da un'ora, e loro che sono venuti avanti pensano che non ha peccato nulla. Cioè, un egocentrismo si fa vedere nei piccoli segni. Aiutare il prossimo, avere cura del prossimo nel bisogno è una cosa sacra, perché ci sono tanti bisognosi in qualsiasi senso. Cosa significa avere cura di un membro paralizzato in casa? Per qualcuno che è malato da tanto tempo, per le persone paralizzate, per i malati psichici, per i tossicodipendenti o per tanti che hanno bisogno di una cura, di un aiuto. Cosa significa questo? Probabilmente sa solo colui che si è incontrato di persona con una situazione del genere. Qualcuno magari non può accettare questo peso e il suo disprezzo fa vedere attraverso la rabbia e grida. Invece qualcun altro, portando questa croce, fa vedere l'amore e la fede che hanno solo i santi. Tutti coloro che cercano di curare i malati e i bisognosi, loro fanno grandi cose. Loro costruiscono un mondo nuovo, un mondo migliore, e sicuramente in questo non mancano le delusioni, le incomprensioni, le stanchezze. Tante volte questo è un lavoro che non si vede e non si apprezza abbastanza, perché nelle cose quotidiane noi spesso non vediamo gli altri, non vediamo nemmeno coloro che sono talmente generosi che dedicano la vita più agli altri che a loro stessi. Dicono che a un giornalista è arrivato proprio stimolo di vomitare quando ha guardato come Madre Teresa cura un lebbroso. Poi lui ha detto: io non farei questo nemmeno per $1 milione. E lei gli rispose: non avrei fatto nemmeno io questo per $1 milione, ma io lo faccio per Gesù. In tante nostre case, questi
lavori vanno fatti gratuitamente, mentre si parla della corruzione nella sanità, quella che sicuramente bisogna rimproverare. Non abbiamo diritto a dimenticare le persone che si sacrificano lì, coloro che stanno facendo un lavoro che nulla può pagare. In un'occasione, quando io ero in ospedale, ho avuto la possibilità di vedere tanti malati che soffrono in silenzio e con la preghiera portano la propria croce. Coloro che davanti alla porta della morte gioiscono, coloro che dispiace perché sono di peso agli altri, anche se loro, almeno finché potevano, erano molto generosi in aiutare il prossimo. Purtroppo si può vedere che molto spesso certi malati sono egocentrici, cattivi, rimproverano per tutto e in qualsiasi occasione si lamentano. Io ho visto anche del personale sanitario che non ha voglia di fare niente, ma ho visto anche coloro che si sono comportati verso un malato come se fosse la persona più importante nel mondo, anche se magari non ha mai conosciuto. E in tutto questo, a modo proprio, si fa vedere la fede e mancanza della fede, anche nel modo come noi portiamo la nostra malattia, ma anche nel modo come noi ci comportiamo verso coloro che dovrebbero aver cura di noi. D'altra parte, la fedeltà e infedeltà si fanno vedere come ci comportiamo verso coloro a chi noi dobbiamo aiutare. Noi oggi viviamo nella civilizzazione di rinuncia, come ha chiamato Santo Padre questo tempo. La civilizzazione così facilmente accetta omicidio di bambini non nati e uccidere i malati considerano come atto di misericordia. Noi cristiani siamo chiamati a testimoniare proprio l'amore e solidarietà verso queste persone. L'ultima parte della meditazione di stasera vorrei dedicare alla misericordia spirituale. Un altro detto ci insegna che le malattie peggiori sono le malattie che non duolono, anche se il detto vuol dire qualcos'altro, ma questo possiamo far guardare anche sul nostro spirito nella società oggi che ha cura della salute e aspetto fisico. Non possiamo a non correre pericolo di essere tombe imbiancate da fuori, marmo e fiori, e dentro la morte e perdizione, come se non ci interessa nemmeno cosa c'è dentro di noi, a cosa noi diamo spazio nel nostro cuore, nella nostra anima. È difficile non pensare che anche tra i sacerdoti si cercano soprattutto coloro che, tra parentesi, possono ridare la salute fisica e non coloro che aiuteranno alla guarigione dello spirito. Quell'uomo malato di quale Vangelo parla era un paralitico e lui non poteva venire da solo a Gesù. La fede e la forza dei suoi amici l'hanno fatto venire a Gesù. La loro fede ha fatto quello che lui non poteva fare. È vero che loro non possono dare né la salute né perdonare i suoi peccati, ma l'hanno portato a colui che può farlo. Ci sono tante persone oggi a livello spirituale che sono incapaci di arrivare alla fede. Qualcuno addirittura senza propria colpa. Anche loro hanno bisogno degli amici che li incoraggiano e portarli avanti e in certo senso addirittura portarli a Gesù. Perché ci sono tante persone che sono andate a chiesa o qualche pellegrinaggio e sono tornati cambiati. Perché è cambiato qualcosa nella loro vita come risultato della grazia divina, ma come la fede e la preghiera del loro prossimo. Oggi c'è un certo numero di persone che
danno fastidio con la fede, con loro che sono egoisti, ci parlano dall'alto. E per annunciare la fede possiamo dire che loro fanno più male che bene, e non bisogna comportarsi così. Ma tutti noi cristiani siamo chiamati ad essere più discreti, ma perseveranti nel testimoniare la fede. Cercate a ispirare qualcuno di andare alla confessione in questo Natale. Non dovete insistere più di tanto. Basta dire a qualche vostro amico, al vostro genitore, alla vostra figlia, al collega di lavoro, o magari a voi stessi, se da tanto non ti sei confessato. Sarebbe giusto andare a confessarti. Se la volontà di Dio e il cuore dell'uomo si è aperto, porterà frutto. Se no, noi almeno abbiamo fatto quello che dovevamo fare noi. Per una buona confessione serve la forza, coraggio, umiltà e sincerità. Non dobbiamo dimenticare che nessun peccato è più grande della misericordia divina. Esiste il pericolo a pensare che la lotta contro il peccato non ha senso, soprattutto se il peccato si è già sviluppato nelle abitudini e nelle serie dipendenze. Ma più grande grazia che la Chiesa ha ereditato già da Cristo è proprio il potere che l'uomo che si pente può dire: ti sono perdonati i tuoi peccati. Questo anche oggi provoca scandalo, come lo provocava nei tempi di Gesù, quando scribi e farisei dicono: lui bestemmia, chi può perdonare i peccati se non Dio? È vero che solo Dio può perdonare i peccati, ma lui può scegliere anche il modo in che fare questo, e lui lo fa nella Santa Confessione, e non bisogna permettere che nulla ci allontana da questo. Alcuni dicono che intanto peccato non c'è, che nulla è peccato, e anche se tanti non credenti spesso scoppiano e così fanno anche suicidio a causa dei peccati che non accettano, gli altri dicono che il sacerdote non ha diritto a perdonare i peccati perché qualche volta ha peccati più gravi di coloro che vengono a confessarsi, non dimenticando che il sacerdote non fa a nome proprio né per i propri meriti, ma per i meriti del Signore che ha donato se stesso per noi e alla Chiesa ha lasciato la grazia affinché attraverso i sacerdoti questo dono trasmette agli altri. Ai terzi magari sembrerà troppo semplice che la preghiera di assoluzione, segno della croce, in pochi minuti possono togliere il peso che qualcuno accumula da anni. Anche loro dimenticano che il prezzo di questo perdono è pagato con il sacrificio di Gesù. Dio noi può perdonare anche quello che confessiamo centesima volta se ci pentiamo e se lottiamo contro questo peccato. A Dio è possibile quello che all'uomo non è possibile, ma Dio non è violente. Nessun spirito lui guarirà per forza, solo l'uomo che con umiltà, senza grandi cose, accetta questo dono, solo lui può godere i suoi frutti. Amen. Dio Onnipotente, che attraverso Cristo ci ha donato il perdono dei peccati, esprimiamo nostre preghiere. Signore, ispira gli uomini al perdono, pentimento, ti preghiamo. Signore, fa che noi ti ringraziamo perché tu perdoni i nostri peccati, ti preghiamo. Signore, fa che tutti gli uomini sentano che tu sei vicino a loro e che li ami, ti preghiamo. Signore, dacci la forza nella lotta contro ogni male, ti preghiamo. Signore, quando finisce la nostra storia, dacci tuo amore, ti preghiamo.
Dio Onnipotente, attraverso questo evento, mantieni in noi lo spirito di conversione per Cristo nostro Signore.